tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Il Fano Calcio piomba nel buio più totale dopo la retrocessione in Serie D. Gabellini deciso a lasciare la società, tifosi arrabbiati e divisi. Non è mai fallita. Io mi auguro che non fallisca. Marche colpite dal maltempo, pioggia, neve, vento forte trasformano la primavera inoltrata in anticipo d'inverno. Quasi 2000 corridori alla Colle Marathon che si è corsa da Barchi a Fano, sul podio un atleta marocchino. Dopo il telegiornale torna in diretta su Fano TV Occhio al Voto con ospiti in studio e collegamenti dalle sedi dei partiti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con il maltempo, maltempo che ha causato danni in mezza Italia, si cerca ancora una persona dispersa, anche le Marche sono state colpite da questa ondata di tempo decisamente di stampo invernale. Vediamo. Piogge e nevicate intense su tutto il centro-nord Italia nella giornata di ieri, con accumuli di neve abbondanti in Trentino e nel Veneto e nell'Appennino emiliano ed anche sui rilievi delle Marche, dove la neve ha fatto la sua comparsa a quote attorno ai 1000 metri, come al Passo della Cantoniera, in provincia di Pesaro Urbino, in Carpegna e sul Monte San Vito o nel Maceratese, in località Bolognola. Le temperature sono tornate ai valori invernali su tutto il centro-nord, con gli 8 gradi di Ancona e Pesaro, per non parlare poi dei 4 gradi all'Aquila. In media i valori sono di 15 gradi inferiori rispetto a quello del periodo, che vorrebbero che nella prima settimana di maggio almeno 22 gradi ci fossero nella pianura. Nelle Marche sono stati i comuni di Ancona, Osimo, Filottrano e Iesi, quelli maggiormente colpiti da un'ondata di maltempo che nel pomeriggio di domenica si è abbattuta sulle Marche. I vigili del fuoco hanno effettuato circa una trentina di interventi per frane, allagamenti, dovuti anche al forte vento e una violenta grandinata. Mamma mia! I vigili del fuoco hanno anche recuperato una vettura con due persone a bordo a Filottrano, bloccata da fango e grandine. I due sono stati trasportati con la vettura in una zona sicura. È dovuto anche al maltempo e alla strada coperta d'acqua il testacoda di un Alfa Romeo lungo l'asse nord-sud di Ancona, a bordo una coppia che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, ma non sono in gravi condizioni. Anche sul fronte della circolazione ferroviaria si sono avuti dei disagi, infatti la circolazione dei treni è stata interrotta alle 16.15 in entrambe le direzioni lungo la linea ferroviaria adriatica a causa di un guasto alla linea aerea nei pressi di Falconara Marittima. Sul luogo al lavoro squadre e tecnici di Rete Ferroviaria per l'Italia, con tutti i convogli fermi però nelle varie stazioni dove è stata prestata assistenza ai viaggiatori. La società ferroviaria ha anche organizzato dei bus sostitutivi per i treni regionali. Alle 19.30 poi la circolazione è ripresa su un solo binario, ma i ritardi accumulati dai convogli hanno superato ben oltre i 150 minuti. Previsioni rispettate anche per la giornata di oggi, con le temperature ancora al ribasso e comprese tra i 9 e i 13 gradi. Una situazione sicuramente anomala. È normale a maggio come eccezione. Ah, ecco, quindi... E quindi, insomma, ci sta. Ci sta. Perché domani sarà già meglio, quindi... Un freddo così a maggio lei se lo ricorda? No. No? Così. È proprio freddo freddo. È freddo, sì, molto freddo. Avevamo portato via le coperte, sì, pesanti. Sì, ormai invece... si pensava di aver messo via tutto, meno male, arriva l'estate, arriva la primavera, e invece abbiamo dovuto riportare tutto indietro. L'anno scorso, quest'ora, stavamo un po' meglio. Sì, e voglio, molto meglio. Ma addirittura, sente, ha fatto proprio la neve intorno alle qui in Carpegna ha nevicato. Ha nevicato. Tutto bianco. Sì, sì. Vabbè. Purtroppo è così.
E adesso invece parliamo della tempesta che si è scatenata nella sede dell'Alma Juventus Fano, dove dopo la retrocessione in Serie D avvenuta ieri, nonostante la vittoria in casa, ma di questo ne parleremo tra poco nello spazio sportivo, a generare preoccupazione è stata soprattutto la decisione di Patron Gabellini di lasciare la società. A 24 ore dalla retrocessione in D, dopo tre stagioni tra i professionisti dell'Alma Juventus Fano, la domanda che per tutta la giornata è serpeggiata negli ambienti sportivi e tra la tifoseria più accesa è stata una ed una solamente. Ma adesso il presidente Gabellini che farà? Lascia o rimane? La risposta è stata affidata in serata ad un comunicato stampa diramato dalla società in cui il patron Gabellini saluta tutti e se ne va, rimettendo virtualmente al primo cittadino di Fano le chiavi di una società calcistica sana, nonostante nel 2010 fosse sull'orlo del fallimento. Tralasciando ora e qui i motivi tecnici e societari che hanno portato a questo finale di stagione, che lasciamo alle menti tecnico-calcistiche di cui abbondantemente in Italia, e Fano non fa certo specie, siamo dotati, che sapranno vivisezionare al capello ogni minuto dell'annata granata, ciò che interessa in questo ambito è l'aspetto umano-emozionale della vicenda. Come sugli spalti lo sono da sempre le due tifoserie più sfegatate, Ultras Fano e Panthers, separati in casa da tempo, tra pro e contro la dirigenza, ma uniti nella delusione per questa retrocessione, anche per strada e nei bar gli animi sono divisi in due, tra chi è per tutti a casa e subito e tra chi invece meglio feriti che morti, incoraggiando un presidente e una dirigenza che comunque hanno tirato fuori dalle secche del fallimento la società. Il Fano Calcio c'è una storia del 1906, 113 anni, non è mai fallita. Io mi auguro che non fallisca, anche perché è un vanto per noi. In Italia non ci sono tante squadre che possono vantare questo. Poi, se si ricomincia la Serie D, mi dispiace, però si prende atto. Se c'è la possibilità minima di una riammissione, io sono contento. Poi ci è mancata sempre la punta davanti, che faceva 3-4 gol in più, ma salvavi. Però i sei ma, come si dice, basta. Spero comunque che Gabellini tiri fuori tutto l'orgoglio che ha in questo momento difficile e continui l'avventura col Fano. Una speranza quella del capo degli Ultras, che però non ha trovato conferme dal diretto interessato, che dopo 8 anni di personale ed incondizionato sostegno economico ed organizzativo per la società, ritiene che il ciclo sia giunto al termine, come auspicato dalla fazione giustizionalista dei Panthers, comunicando la volontà di disimpegnarsi dall'Alma a far data da oggi stesso. Invece si è registrato un successone di pubblico, di partecipanti, sia con la maglietta, i pantaloncini e le scarpe da ginnastica, ma anche tra coloro che erano assiepati lungo la strada per incoraggiare i corridori. Si è conclusa con successo la Colle Marathon edizione 2019. Doppietta marocchina alla 17ª edizione della Maratona dei Valori. A vincere l'oro negli uomini è stato Younes Zitouni della società Laghetto di Napoli, chiudendo la distanza in 2:39.02, concedendo però 12 minuti in più rispetto al tempo dell'anno scorso a causa di un risentimento muscolare alla gamba sinistra che lo ha martoriato dal 10° chilometro in poi, ma che comunque non gli ha impedito di vincere per la seconda volta consecutiva la corsa. Comunque sono contento, tempo bello per la maratona, ma problemi muscolari, non lasciatemi, faccio almeno meno 32 ore 30 minuti in questa maratona. Nelle donne taglia per prima il traguardo Asmae Ghizlane con il tempo di 2:51.08 della società Caivano Runners, al suo debutto in assoluto nella distanza della maratona. È la prima gara. Prima gara, prima vittoria. Sì. Percorso come sta? Molto bello. Per me va bene perché voglio allenare di più, di duro.
Ma a sconfiggere i pronostici non è stata soltanto l'atleta marocchina, anche il meteo ha consentito uno start a Barchi all'asciutto, regalando come sempre una forte emozione a tutti i presenti, sulle note dell'ormai consueta colonna sonora e del colpo di bombarda che fa scatenare gli atleti sotto una pioggia di coriandoli colorati. Altrettanto emozionante, non da meno, l'arrivo davanti alla Rocca Malatestiana a Fano. Quest'anno tutto sistemato a dovere, anche con il villaggio e l'accoglienza e l'apparato di sicurezza. Tutto è andato per il verso giusto, con grande soddisfazione dell'organizzazione. È vero, come detto, è la maratona dei valori dove possono tutti correre e camminare. Questa è, penso che sia unica in Italia su questo, perché a noi non interessa. È chiaro che lo spettacolo continua anche per chi vince e per chi ha dei tempi bassi, però soprattutto far correre tutti qua, perché questo è un territorio che si è messo a disposizione di tutti e soprattutto degli sportivi, dove ecco, lo sport aiuta a vivere nella vita, è una bella palestra di vita per tutti e io vi ringrazio tutti quanti, anche voi giornalisti, perché date, ecco, date un bel aiuto su tutto questo. E adesso la pagina dello sport locale curata da Matteo Del Vecchio. Serviva un miracolo sportivo, invece si esce di scena a testa bassa e ora ci si interroga sul futuro. Non basta l'Alma l'1-0 sulla Triestina per accedere ai play-out. I 38 punti conquistati inchiodano i Granata all'ultimo posto insieme alla Virtus Verona, formazione che però gode di un saldo attivo negli scontri diretti, con conseguente retrocessione del Fano in Serie D. Dopo 3 anni, dunque, il club di Patron Gabellini scende di nuovo tra i dilettanti, mentre lo stesso Verona si giocherà la permanenza in C2 nello scontro diretto con il Rimini. A decidere la sfida di ieri al Mancini è stato Morselli con un preciso colpo di testa al 22esimo della ripresa su assist di Sosa. In precedenza, più Triestina che Fano nel primo tempo, con gli ospiti pericolosi in 4 occasioni contro la sola dei locali ad opera di Filippini, fermato sul più bello da Matosevic. La necessità di fare il risultato a tutti i costi spinge in avanti il Fano, che nella ripresa passa meritatamente in vantaggio e crea diverse occasioni per arrotondare. Come detto però, i 3 punti non bastano e alla notizia dello 0-0 tra Renate e Rimini, che di fatto condanna l'Alma, fischi e striscioni ironici da parte dei Panthers nei confronti della società e del presidente Gabellini. Continuiamo a parlare di calcio, anche se amatoriale, perché sabato si sono disputate le finali del 29esimo campionato provinciale calcio amatori CSI, abbinato al 22esimo trofeo Pro di Sport e 12esimo Memorial Vittorio del Curto. A vincere è stata l'Olimpia Cucurano, che ha superato in finale per 3-1 Stazione Pifenile con doppietta di Giampaoli e gol di Tarini. In precedenza Enoteca Biagioli, grazie al 5-3 su San Cristoforo, si era aggiudicata la Coppa Fano, mentre Coppa Disciplina e Coppa Fair Play sono finite rispettivamente nelle bacheche di Tali e Squali e Punto Giovani Senigallia. Capocannoniere del torneo, che ha coinvolto 12 squadre e che da ottobre a maggio ha visto la disputa di oltre 150 partite, è stato Carlos Alberto Torregiani di Tali e Squali, autore di 45 reti. Dal sintetico di Cucurano trasferiamoci al fango del Falcone Borsellino, dove ieri il Fano Rugby ha chiuso la propria stagione superando per 35-3 il Ravenna, spedendo di fatto gli emiliani in C2. Grazie ai 5 punti conquistati, i ragazzi di Franco Tonelli e Walter Colaiacomo terminano al secondo posto la pool salvezza di C1, in seguito ad un ruolino di marcia che nella parte finale del campionato parla di 4 vittorie su 5 gare. A decidere la sfida interna di ieri sono state le 3 mete di Stefano Rossolini e i sigilli di Gabriele Breccia e Nicola Cadeddu, tutti trasformati dallo stesso Rossolini. Vince anche la Giban Fano, che chiude la prima parte di stagione superando in trasferta Foligno per 3-2. Ininfluente ai fini della classifica la partita in terra umbra, con Fano già primo matematicamente e con la testa ai play-off in programma sabato 11 e 18 maggio. Avversario della Virtus sarà quel Sabaudia già superato in Coppa, ma che in questo caso avrà dalla sua il fattore campo. L'eventuale Bella, infatti, in programma mercoledì 22 maggio, si giocherà in trasferta, e questo per il miglior piazzamento degli ospiti nella regular season. In caso di vittoria contro Sabaudia, per la Gibam sarebbe promozione diretta in Serie A3, mentre se dovessero andare male le cose, il secondo match point per i ragazzi di Radici sarebbe contro la vincente tra M2G Bari e Fenice Pallavolo Roma, ma in questo caso ad avere il fattore campo favorevole sarebbe il team del presidente Iannelli. Chiudiamo parlando di Taekwondo, perché ieri ad Orciano di Terre Roveresche, in occasione del quarantennale della locale società, è arrivato il maestro So, docente coreano, ex tecnico di Russia e Arabia Saudita. Ci racconta tutto Simona Zonghetti.
È docente di Kuki Won, sede mondiale di Taekwondo in Corea del Sud, è un istruttore dell'Accademia Militare Coreana ed è stato coach delle squadre nazionali di forma della Russia e dell'Arabia Saudita. È il Grandmaster So, ottavo Dan, che domenica 5 maggio ha tenuto uno stage nel centro sportivo di Pieve Canneti, nel comune di Terre Roveresche. Un'occasione importante e imperdibile per gli appassionati di Taekwondo, una disciplina che a Orciano viene praticata da ben 40 anni. Soddisfatta l'Accademia presieduta da Maurice Marchionni, maestro e cintura nera quinto Dan, che ha fortemente voluto l'iniziativa e l'ospite d'eccezione. Maestro, un grande successo. Un grande successo, sì, perché noi abbiamo fatto da sempre arti marziali, c'è una partecipazione quindi di tutte le scuole che provengono dalla zona, da fuori, Macerata, Forlì, Rimini, e questo grande successo è dovuto proprio alla presenza del maestro So e del maestro Kim con la collaborazione del maestro Giuliani, quindi una grande soddisfazione per la nostra associazione sportiva l'Insunsi Taekwondo Academy. Tra poco, dopo il telegiornale, una nuova puntata di Occhio al Voto. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla giornata decisiva per le elezioni, si vota e dunque si scaldano gli animi anche, e la campagna elettorale, possiamo dire, entra nel vivo. E allora, Simona Zonghetti, buonasera a te, e tra poco arriveranno i tuoi ospiti, ci vuoi già anticipare chi saranno? Sì Marco, anche questa sera vi diamo qualche anticipazione, stanno raggiungendo i nostri studi Donatella Catenacci del centrodestra, Giacomo Furlani del Movimento 5 Stelle ed Edoardo Carboni del centro-sinistra. Come dicevi, stiamo entrando proprio nel vivo della campagna elettorale, questa sera ci concentreremo sui temi sociosanitari, quindi parleremo di ospedale, giovani, anziani, persone diversamente abili e meno abbienti. Poi ci collegheremo con Lino Balestra dal centro storico di Fano, perché durante la nostra diretta verrà inaugurata la sede elettorale della lista alla sinistra per Fano, che supporta il candidato a sindaco Teodosio Auspici. Ma questa sera interagiremo con un consigliere regionale. Tutto questo e tanto altro fra poco ad Occhio al Voto. Bene, grazie a Simona. Dunque ci fermiamo qui, il telegiornale è finito, l'informazione torna domani mattina alle 7.30 con Occhio ai Giornali. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.